Il mondo è in subbuglio. La Cina crea i disastri che crea con il virus, con il Cinavirus, con la sua strategia di espansione economica, di concorrenza sleale, di sostanziale colonizzazione dell'Africa che andrebbe contrastata e combattuta anche nelle città di Trieste e di Brindisi, dove i cinesi si vogliono impossessare delle strutture portuali. La Germania, detta legge nell'economia europea, con piacere o non piacere, essere simpatica o antipatica, ma adesso prende anche la guida per 6 mesi dell'Unione Europea e farà pesare il suo ruolo. Gli iraniani addirittura vogliono arrestare Trump, colpevole di avere con un drone fatto fuori Soleimani, un generale, un personaggio certamente importante nelle gerarchie iraniane e coinvolto anche in tante vicende dall'Iran all'Iraq inquietanti. E vogliono arrestare Trump. Il mondo quindi attraversa momenti molto pericolosi e noi che abbiamo alla Farnesina, al Ministero degli Esteri, Gigino, Gigino Di Maio, che non sa il congiuntivo, quello che chiamava Ping, il leader cinese, quello che mette i compagni di scuola nei consigli di amministrazione, quello che premiava i navigator che prendono lo stipendio per cercare lavoro a quelli del reddito di cittadinanza, ma non hanno trovato lavoro a nessuno se non a se stessi. Gigino Di Maio, lui e tutti i grillini, una vergogna. Poi si domanda qualcuno perché l'Italia non conta. Nel mondo subbuglio e tensioni, in Italia uno scherzo. Gigino Di Maio alla Farnesina. E abbiamo gli sbarchi che riprendono, i clandestini che tornano e l'Italia che non conta nulla. Cacciare Grillini e PD è un dovere primario per ridare credibilità e prestigio all'Italia nel mondo.